Guida, siamo qui al Festival del Cinema di Venezia e ti ritroviamo tra l'altro con una tua creazione molto particolare. Ce ne vuoi raccontare e soprattutto ci puoi dire del tuo successo di Mojito? Sì. Certo, allora ci tenevo tantissimo, avevo questo desiderio di portare l'arte al Festival del Cinema, anche se già il cinema è arte di per sé, però mi piaceva portare un messaggio, non mi piace fare le cose un po' così. Quindi per cui ho deciso di stampare un quadro che ho prettamente fatto per il festival, perché il festival è passato, presente e futuro del cinema, e quindi preoccupato della situazione che c'è in America, non so se sai, dello sciopero, che comunque vogliono inserire l'intelligenza artificiale all'interno del film, della produzione, quindi gli attori lavoreranno di meno e stanno protestando per questo, sono veramente fiera di loro. Ho deciso di mettere dietro un messaggio di protesta al contrario, quindi devi fare l'effetto specchio, e cioè l'intelligenza artificiale needs a limit, necessita di un limite. E poi ho deciso di inserire tutti i vari film che hanno un po' segnato la storia del cinema, quindi Colazione da Tiffany, Jurassic Park, Matrix, oppure Toy Story, quindi non solo cinema ma anche cartoni, perché secondo me di base sì, il futuro è nelle nostre mani, possiamo usarlo in maniera intelligente, l'intelligenza artificiale, al contempo quando va a toccare le emozioni delle persone che vengono trasmesse grazie alla recitazione, grazie a anni di studi e quant'altro, mi sembra un po' di superare il limite. Detto questo, comunque Mojito, la mia canzone sta andando da Dio, sta andando fortissimo e sono stracontenta di questa cosa, ti giuro, e la volevamo tantissimo, ci abbiamo messo un sacco di impegno, ma soprattutto amore, questa energia si sta sentendo, perché è veramente di tutte le età, piace a tutte le età, e questa cosa veramente sono stragrata e wow. Senti, prima sbagliando hai detto Festival di Sanremo, però dai, il sogno c'è. C'era un momento di defiance, no? Magari uno nuovo spoiler? No, non ci penso neanche, no. Prima vorrei fare un CD, però vediamo, ci vuole tanto, tanto lavoro e tanto tempo. Quindi vediamo come si proseguirà. Ma ci sono tanti progetti, te lo dico, tantissimi. Senti, invece con la televisione c'è qualcosa che bolle in pentola ora dopo il Grande Fratello, oppure no? Allora, sono arrivate delle proposte, al momento però mi sto concentrando volutamente sui miei progetti. Senti, con Antonella invece tutto a posto, perché si era parlato di un litigio qualche giorno fa su Twitter, era scoppiata questa baraonda. Ragazzi, ho da chiedere il permesso adesso per uscire a cena, non lo sapevo. Comunque no, scherzi a parte, personalmente sì, ho parlato con Antonella, abbiamo risolto nel nostro privato, anche se non c'era molto da risolvere, ma più chiarire cose che io non sapevo personalmente, o altre che avevo dimenticato, e cose invece sue che c'erano un po' da specificare, ecco. E niente, spero solamente che un po' le persone, diciamo, inizino a ragionare maggiormente ed evitare queste critiche, ok, ma gratis, tipo pump, lampo, perché se si ragionasse un po' di più si farebbe un ragionamento più costruttivo e si concederebbe magari anche il tempo alle persone di vivere principalmente e non pensare oddio, ma aspetta, se faccio questo, però sto capendo che forse devo da iniziare a ragionare così, perché se no aiuto. No, scherzo, sono troppo libertina per farlo, quindi continuerò per la mia via. Senti, invece un giudizio su questa rivoluzione anti-trash imposta da Pier Silvio, insomma, il Grande Fratello. Per quanto mi riguarda sono estremamente grata di questa cosa, perché a me personalmente la TV italiana piace, ma a prescindere da qualsiasi TV in giro per il mondo, mi piace se dà dei messaggi, dei contenuti che mi possano istruire o mi possano far vedere cose nuove o mi lasciano un qualcosa di sensato che mi interessa portarmi verso il futuro. La TV italiana principalmente si concentrava, per quanto mi riguarda in passato, su programmi che forse anche addirittura ho fatto, sia ben chiaro, un po' poco eleganti, diciamo così, ed è una cosa che ho capito funzionare molto in Italia,
Al contempo spero che l'Italia prenda spunto da altri paesi che danno più contenuti e meno gossip, diciamo così. Spero, perché comunque noi siamo un popolo straromantico, strapassionale, che quindi ama parlare dell'amore e ama viverlo. Quindi alla fine ci piace vedere le persone che si innamorano in live e tutto, è normale. Però se si può portare qualcosa di più costruttivo, cose per la salute, per gli anziani, metodi nuovi, non ti dico tutte le idee, però ci sono un sacco di cose, quindi sta facendo un buon lavoro secondo me. Senti, un'ultimissima domanda, visto che hai parlato di amore, in questo momento sei impegnata, sei libera, perché si è parlato anche tanto di un tuo ritorno di fiamma con l'ex, ci vuoi dire qualcosa? Personalmente vivo l'amore in tutte le sue forme, mi sento estremamente amata da me stessa, mi faccio un sacco di regali da sola, ricevo un sacco di regali anche dai miei fan, che ringrazio sempre, e personalmente ho l'amore già nella mia vita e al momento attuale non desidero, poi magari arriva, però al momento attuale non ho questo focus, ecco, però se arriva ben venga, non ho più il rifiuto, ecco. Grazie mille, grazie.